evento particolare che chiude idealmente la stagione estiva e apre quella autunnale, e per questo abbiamo deciso di fare un evento un po' speciale. È un evento che ci racconta il canto degli uccelli, la musica degli uccelli da un punto di vista scientifico, quindi molto rigoroso, con Francesco Pezzo che è ornitologo, ma ce lo racconta con il linguaggio della musica dell'uomo che produciamo noi, la musica del pianoforte suonata e composta in alcuni casi dal maestro Francesco Iannitti Piromallo. Cercheremo di capire come gli uccelli nella storia della musica e oggi hanno ispirato e continuano ad ispirare la creatività umana che reinterpreta questo canto percepito naturalmente in maniera così melodiosa. E questo evento non vuole essere ovviamente solamente un evento di intrattenimento, ma anche di sensibilizzazione rispetto alle dinamiche che purtroppo interessano oggi gli uccelli, che sono dinamiche preoccupanti, perché gli uccelli sono in numero minore rispetto al passato, alcune specie si stanno estinguendo o stanno cambiando luogo per i cambiamenti climatici, ma anche per l'azione dell'uomo, soprattutto rispetto ai pesticidi, rispetto alle attività che vengono solitamente condotte in agricoltura. Quindi è un evento che ci divertirà, ma che ci farà anche riflettere su un tema molto importante di conservazione. Beh, stasera appunto parleremo di uccelli e ascolteremo della musica, quindi musica e canto degli uccelli. Pianista suonerà una serie di brani ispirati al canto degli uccelli, io farò ascoltare dei canti di una selezione di uccelli che abbiamo selezionato, tutti animali che vivono appunto nel parco, e il pianista improvviserà alcune note e ci spiegherà un po' la musica che sta dentro il canto. Sarà anche l'occasione per portare l'attenzione su un problema importante che è la crisi della biodiversità, ossia la massiccia diminuzione del numero di specie che stiamo vivendo in questo momento e che purtroppo coinvolge anche molte specie locali della Maremma e che è un problema estremamente attuale e serio. Nel canto degli uccelli c'è una musicalità a volte nascosta, a volte molto palese. Stasera, oggi pomeriggio, ascolteremo dei brani di autori noti dal barocco al contemporaneo che hanno composto dei brani ispirandosi al canto degli uccelli. Ma la cosa particolare che farò io oggi insieme a Francesco Pezzo, prenderò in diretta le note dal canto degli uccelli, dal canto del cuculo per esempio, dell'allodola o dell'usignolo, e cercherò di prendere esattamente le stesse note sul pianoforte e da lì improvviserò dei brani oppure continuerò dei brani che ho già scritto e continuerò a far sentire cosa si può tirar fuori dalla melodia che è nascosta o meno nascosta dal canto degli uccelli. E quindi è un evento molto, molto particolare, ma penso che sia molto interessante.